Tutti in piedi per Totti. Si colora lo Stadio Olimpico. Tutti in piedi per Francesco Totti. Si colora lo stadio, Alessio. Tutto lo stadio è colorato con la scritta uno spettacolo, Francesco Totti. Uno spettacolo, Alessandro, uno spettacolo, veramente. Da brividi. Saluto con i compagni, di questa stagione. Saluto ai dirigenti della Roma. E adesso è il momento, Alessio, di questa targa per il capitano Francesco Totti. Un'emozione indescrivibile. Gli applausi per il nostro capitano. Impossibile, direi, aggiungere delle parole. Grazie Francesco. Grazie veramente, grazie Francesco.
Abbiamo avuto il privilegio, Alessio, di raccontarlo e chiaramente e di viverlo dentro Trigoria, quindi probabilmente anche per questo motivo che diventa estremamente complicato raccontare questa giornata e la dovete vivere sicuramente tutti voi con noi, il protagonista è assolutamente lui. Le nostre parole non contano nulla. Un bagno di emozioni questo giro di campo di Francesco Totti. Grazie capitano veramente di tutto quello che ci hai permesso di vivere. Vogliamo lasciare Alessio più la possibilità veramente a casa di percepire lo stadio. Beh, al di là delle nostre, queste delle immagini, nostre parole, esatto, queste immagini parlano da sole, non c'è molto da dire. Si alternano adesso i cori da diverse parti dello stadio per il capitano che adesso è nella zona della curva, ancora è nella nord, poi ci sarà grande emozione quando arriverà dalla parte opposta, ma questo è il saluto a tutti i tifosi della Roma che non solo sono all'interno di questo stadio, ma i tifosi della Roma, anche quelli che non sono qui oggi a poter veramente vivere queste emozioni forti che solo un grande campione può regalare, un grande campione come lui. Con tutti i figli che lo stanno seguendo, uno lo ha in braccio, lo sguardo commosso chiaramente come noi di Alessandro Florenzi, di chi conosce bene cosa significa vivere e giocare per una maglia, quella della Roma. Il giro di campo è accompagnato con il coro "C'è solo un capitano". Adesso ci stiamo avvicinando alla tribuna Tevere. Momento veramente emozionante come pochi. Le emozioni del calcio, di una partita, il confronto sono nulla rispetto a questo. Continua il suo giro di campo il capitano, accompagnato dal figlio Christian, anche lui emozionato. E poi avete visto in tribuna anche non può contenere emozione Francesco Totti.
ancora gli applausi per il capitano che sta continuando questo giro di campo con i suoi tantissimi. Tifosi che in questo momento lo stanno seguendo anche su Twitter, che ci scrivono veramente di tutto. Io vi ringrazio, ma siete veramente tantissimi ed è difficilissimo potervi leggere. Si ferma per un attimo il capitano, si vuole prendere tutto ed è giusto così. Visto anche l'emozione di tutti i suoi compagni, di tutti, c'è uno stadio commosso, Alessandro, come non si può, devi essere di ghiaccio oggi per non essere toccato dall'atmosfera, dalla sensibilità, dall'emozione che trasmette questo stadio, che sta trasmettendo il volto di Francesco Totti. Grazie ancora Francesco Totti, veramente, in un calcio, Alessandro, che perde sempre più di talento, no? Di qualità, i giocatori di qualità ce ne sono sempre meno ed è chiaro che ci mancherà tantissimo. Assolutamente sì, come dicevo Alessio, siamo nati in quest'era e quindi tu hai cominciato insieme a lui, abbiamo avuto il privilegio di poterlo raccontare, e questa non è anche una fortuna, no? Che ti può capitare nella vita, ci sono tante cose importanti, ci sono anche questo, il calcio si dice il calcio, Alessio, per la cosa più importante tra quelle meno importanti, no? Si dice spesso questa frase, però è inutile, no, non dire che ti regala grandissime emozioni. E lui, no, queste invece sono proprio il bello del calcio, queste, esatto, storie, queste favole, perché non ricordiamolo, Alessandro, Francesco Totti poteva a un certo punto della sua carriera andare anche in altri club probabilmente anche più prestigiosi di quello, sì, che è la Roma. E lo ha sottolineato tante volte, poter vincere. Io credo che lui sia uno di quei campioni a cui manca nella sua bacheca personale il pallone d'oro. Ce ne sono tanti, io penso ad Iniesta, sì, penso a calciatori che non l'hanno vinto come Maldini, che hanno fatto la storia del calcio italiano e del calcio internazionale, mondiale. È chiaro che quello è un premio che viene condizionato forse anche giustamente dalle vittorie, dai trofei, però che dire, lui ha fatto la sua scelta di vita e tutte queste persone che sono qui oggi a riconoscergliela, a fargli questo tributo, lasciamo appunto, ecco, ascoltare questo coro. E adesso Alessio arriva verso la Suzzi. Sì, il percorso è tutto importante, il percorso intorno allo Stadio Olimpico, ma questo ha per lui un significato ancora più particolare, il suo avvicinamento alla curva sud. E quindi qui le parole servono ancora meno. Eccolo qui il capitano, che adesso è proprio sotto la sua curva, la curva sud. Allarga le braccia, quasi adesso volendola abbracciare tutta, no? Quante corse adesso lì di Francesco, il gol è importante. Beh, quante esultanze. Beh,
Intanto i compagni si sono schierati al centro per accoglierlo. Ci sono anche i tanti attori famosi, Alessio Vip nella tribuna, ci sono quasi tutti. Hanno vissuto l'epoca, Francesco Totti, 786 presenze con la maglia della Roma, 307 gol, 25 stagioni. Il mito di Francesco Totti sotto la curva sud. Emozioni pazzesche, ragazzi, pazzesche.